Bentornati dal Palacavicchi di Pieve di Cento, qui Federico Cattai in vostra compagnia e Capitano Antonello. eccoci inquadrati i giocatori per questi quarti di finale. Il nostro caro e vecchio Carlo Pascotto a suggerire anche l'uscita dalla pedana per comunque garantire la visibilità a voi che siete a casa, di garantire appunto la miglior visibilità della partita. Benissimo, abbiamo qui in pedana Daniele Petri e Marseu contro Claudio Dolcetti e Beretta, Friuli contro Lombardia. Tra l'altro Dolcetti e Beretta campioni italiani di doppio nel 2018, quindi sanno come giocare questo tipo di partite, ecco. Ufficialmente anche sia Dolcetti che Petri sono qualificati per la nazionale che andrà a fare i mondiali in Danimarca. E quindi giocheranno anche un po' più sollevati. Non abbiamo visto se hanno già fatto la moneta per il bull, ma vedo che si danno i Partiti, sono pugnetti, già partiti. infatti. Parte subito con 137, Dolcetti. Risposta subito di Marseo che fa un 140. Scintille subito sul pedanone. Risponde benissimo Beretta con un centone. Adesso Petri parte dal 18, ma non trova triple. Scende a casa sua Claudio Dolcetti, il settore del 19 che trita sempre costantemente. Ora fa un tiro del bersaglio, totalizza 57 punti. Tripla sotto per Masseo sul 19 e ne fa 97, però rimangono fuori dalla zona checkout da 166, scusate. Giro vuoto qui per Sergio Beretta, solo 11 punti per lui. Alla regia il nostro Carlo Pascotto. Giriamo un po' tutti perché è lunga la giornata. Attenzione adesso Dolcetti che va in tripla sopra e fa 79. 70 rimasti, cerca il triplo 18, fa 97, rimanere a 52. Brutte fece adesso di Marseo, però trova un 51 molto ovviamente anche involontario. L'ho visto un po' perplesso. Eccolo, Beretta che si sblocca. Questo primo leg chiude la 52 e passa dunque in vantaggio la coppia del Desfros Club Lombardo e quindi ripeto anche campioni italiani nel 2018. Adesso Beretta che cerca la tripla sul 20, non la trova con le prime due frecce, la cerca anche giù, ma niente da fare. Marseo che invece va in tripla con la prima. E anche la seconda, attenzione, E al anche la 180. terza, 180 di Stefano Marzeu. Molte feci di Lucetti adesso, in questo giro. Gli 8-7 contro i 450 della coppia lombarda. Attenzione Petri sotto però. Ne fa Incredibile. 171. Dopo il 180. Un super leg della coppia friulana.
38 fatti, 78 rimasti. Scelto di percorrere la strada sulla parte alta del bersaglio da 116, anziché partire dal 19. Attenzione, il doppio 20 non va per Petri. Lontanissimi, due Lombardi. Doppio 10, Arseo interno, doppio 5, niente da fare. Spalla per rimanere al doppio 10. E adesso però. Triplo 20 con la prima, singolo 20 con la seconda. Sono solo 100 punti per Dolcetti. Doppio 5, ora Petri entra con la seconda freccia e parità che viene ristabilita in questo quarto di finale. Nel frattempo giù dal pedanone c'è in giro il nostro Bozzico con recetteitalia.it che sta mandando in diretta le altre semifinali, Sono i quarti quarti di di finale, finale. scusate. Sta mostrando quella tra Castelli e Sergi e Bucci e Santi. Bruttissima visita di Claudio Dolcetti. 22 punti per lui con tre frecce. 45 ora Marceo. Vediamo se Beretta riesce a scalare la marcia. Fa invece 60. Rispondiamo a Pilone che ha scritto in chat, le altre partite si vedono su freccetteitalia.it, sulla pagina Facebook, c'è la diretta che sta facendo il nostro Dennis sul telefono, quindi se volete seguire anche quelle potete andare sulla pagina Facebook e seguirle entrambe le partite, sia questa sul pedalone che quelle giù. Logicamente sta usando un telefono il nostro Dennis, quindi non è come vederle adesso qua sul pedanone con tutta l'attrezzatura. Intanto, a 32 la coppia Dolcetti Beretta. Cerca di mettere pressione Marceu, ma fa solo 59 punti. Doppio 16 per Beretta, interna la seconda freccia. E dentro l'ultima leg, dunque vinto dalla coppia lombarda. Due a uno, parte Petri. Ne fa solo 44. Triplo 20 di Beretta, triplo 20 ancora, 140. Triplo anche per Masseo che ne fa 100. Dolcetti cerca la tripla sul 19, ma la trova in alto invece sul 20. Ne fa 86. Tripla adesso sotto per Petri con la prima freccia. 95 punti. Triplo 20 ancora di Beretta, doppia tripla e Super, super. 177 punti di Sergio Beretta, straordinario.
triplo 25 c'è, doppio 19. È la sua. E è c'è. Dentro! È il suo numero. Il 19. Grandissima chiusura da 98. Per ripartire in questo quinto leg che può dare la vittoria alla coppia Beretti-Dolcetti. Beretta-Dolcetti. Cinquantasette per Dolcetti sul 19. Adesso vediamo Marseo, trova la tripla solo su 5. Un 60 politico per Beretta. Ancora Petri giù sul 19, ne trova una sicura. Infatti una era 79 punti fatti. Ancora Dolcetti che spazia sul tabellone cercando la tripla, ma non la trova. E adesso Beretta. Non ha trovato triple, un leg un po' più, diciamo, di relax dopo che hanno spinto veramente tantissimo sul resto dei tre leg di prima. Infatti non sono ancora nella zona checkout, 252, 206, no? No, 156 adesso in zona checkout, è sbagliato il nostro score. 194 la coppia Marseo-Petri. Ma adesso in zona checkout a 136, 156 per Dolcetti, ma purtroppo adesso Beretta prende il 5 con la prima freccia. Ma con le altre due va in tripla. Attenzione, ne fa 122, rimane a 34. 138, scusate, 136. Però brutte frecce adesso di Petri. Doppio 17 per Dolcetti. Tira il 2, cerca di cambiare sul 16, e la chiude, ottima scelta, e passa al notturno i due Lombardi, facendo veramente una splendida partita contro due fortissimi giocatori friulani. Quindi approderanno alle semifinali che non vedremo, perché faremo vedere sicuramente la finale Under 18. Quindi le prossime live saranno la finale Under 18, la finale femminile e la finale maschile. Adesso ci informeremo, visto che Pilone, perché non si sono passati Sergio Castelli, siamo dietro. Un'affermazione, adesso penso abbia seguito la partita su 7 Italia, che ci abbia dato. Il nostro Carlo va a verificare sul telefono. Notizia che ci danno esatta. Quindi sì, 4-0 secco per i piemontesi. Ecco, quindi è la prossima semifinale. Va bene, No, cosa? no, è la prossima semifinale, questa contro. Sarà una dei Sì, prossimi una delle prossime semifinaliste. semifinali, perché Dolcetti e Beretta troveranno chi ha vinto tra la coppia formata da Patrick Susanna e l'altra, quella composta da Alex Bassetti e Andrea Ferra. Quella non sappiamo come sia finita, ma potete controllare tutto quanto sui file che sono a disposizione sul sito della federazione. Prima di tutto, ci risentiamo, ci riaggiorniamo tra una mezz'oretta. Per le finali maschile, femminile e E under andate. 18. A dopo. Ciao.